Ciao! È un periodo difficile per tutti, per qualcuno poi difficilissimo. Non possiamo uscire, incontrarci, stare insieme e non possiamo aprire il sipario e fare quello che facciamo da più di 40 anni, gli scemi, per regalarci e regalarvi un po' di leggerezza di cui c'è veramente tanto bisogno. Ma la fiamma è sempre accesa e allora, ognuno a casa sua, armati di smartphone e faccia di tolla, pescando scemenze qua e là nel mare magnum di internet, ci siamo divertiti a realizzare questo mini varietà. Prendetelo per quello che è, ma con tutto il nostro affetto. Questa situazione mi sta facendo passare molto tempo con me stessa. E quindi vorrei fare i complimenti a chiunque avesse passato del tempo con me senza esserne obbligato. Hai preso l'ammorbidente concentrato? Sì, giuro che non mi sono distratto un attimo. La povera Fabiana, sola a Roma in quarantena, affronta coraggiosamente la grande spesa settimanale. Allora, mascherina, carta cucina e assorbente che tiene l'acqua, figurati se passa il virus. E manco l'aria passa però. Auri, ti ricordi come si dice vedere in inglese? Tu sì? Eh no, io no, se no non te l'avrei chiesto. In quarantena ho imparato molte cose. Ad esempio, che in un'ora si può aprire 40 volte il frigo! Chissà cosa danno in balcone stasera. Sì, boh, io invece studio. Cucino un sacco, faccio le parole crociate. A proposito, Romy, tu sai come si chiama quella che legge la mano? Indovina. Ma scusa, ma se volevo indovinare non te lo chiedevo. Beli, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto che un giorno avremmo salvato il mondo stando in pigiama? La povera Fabiana sola a Roma contro il mondo. Allora, sono andata a fare la spesa. Il problema è che non ci vedevo una mazza perché la mascherina mi appanna gli occhiali. Non so, evidentemente respiro come un muflone in corsa. Comunque, insomma, alla fine non ho comprato praticamente niente di quello che mi serviva. Il pane è proprio come se non ci fosse nel mondo. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Perché vuoi mettere la marmellata con il tonno? La morte sua! Qui dicono che siamo fatti all'80% di acqua. Quindi io non sono grassa, sono allagata! Che ore sono? 9:05. 4. Ma che ore sono? Stamattina mi sento felice come le parti. E calma come sgarbi. E adesso cosa fai nel tempo libero? Ma niente, lo stalker. Ah, ma no, invece io, sai, le solite cose, un po' la simulette, poi studio. Lo so. Lo so. Ah. Ok. Alla fine è l'alcol che ci salva, che sia liquido, che sia in gel, che sia in bottiglia. E quindi... Ho cucinato le pappardelle al cinghiale oggi. Erano buone? Minchia, se le hai mangiate tutte. Comunque, non è che ci sia da impazzire con tutto questo stare a casa. D'altronde, ho appena finito di parlarne con la lavatrice.
per i vicini di sotto. Ciao mamma! Stasera c'è una luna fantastica, la vedi dalla tua finestra? Bellissima! Ma come ti sembra quella luce? Soffusa! Soffusa pure io, ma ce l'avrai un parere! Oh! Inizia a sembrare Magamago, Bene! Sei bellissima! Dimmi qualcosa di più! Sette, bellissima! Sono arrivati 600 euro! 300 di gas e 300 di luce! Sai, sei la cosa più bella, dolce e delicata della mia vita. Cosa? Lo dice tua sorella. Andrà tutto bene. Tutto tra dei jeans. Ti amo. Dimmelo all'infinito. Ti amare? Posso darti una testata? Cosa ci lascerà questo 2020? Un trauma! Questo deve essere buono. Com'è che guardi sempre i siti di ricette che tanto non sai cucinare? Beh, anche tu guardi sempre i siti porno, eppure... La povera Fabiana sola a Roma cerca di resistere. Comunque il mio oroscopo del 2020 diceva stai lontana dalle persone positive. Credevo fosse un refuso, no? Un errore di branco. Invece stavolta ci aveva azzeccato. Se penso che ho pure speso un sacco di soldi per il cenone di Capodanno per festeggiare sta merda di anno bisestile. Amore, ti devo dire una cosa. Ti ho tradito. Anch'io ti ho tradito. Primo d'aprile. 13 dicembre. Senti, ho bisogno di un consiglio per il merendino di Pasquetta. Secondo te è meglio divano marittima, cucina da un pezzo o forte dei bagni? Scusa, Fedi, ma cosa significa why in inglese? Perché? A me! Chiedevo così, giusto per saperlo. Il mio pensiero in questo momento va ai testimoni di Geova. Proprio adesso che ci avrebbero trovato tutti a casa, non possono uscire a citofonare. Scusa, come si chiama il vestito, quello dei sommozzatori? Muta. Oh, ma ti ho fatto una domanda, Una! Il governo dovrebbe mettere l'esercito davanti al mio frigorifero. Ho messo una birra in cucina, una in salotto, una in bagno e una in camera da letto. Stasera mi faccio il giro dei locali. E se passassimo direttamente al 2021?